Buongiorno a tutti e bentrovati. Indovinate un po' di che cosa parleremo oggi? Avete indovinato? Parleremo di distillati. E più precisamente parleremo di grappa, grappa di Lombardia. La grappa è un distillato italianissimo. Solo noi in Italia, distillando queste bucce, queste vinacce, questa parte solida del grappolo d'uva, possiamo ricavare una acquavite di vinaccia e chiamarla grappa. Quindi il termine grappa che troviamo in tutto il mondo è sempre sinonimo di un distillato italianissimo. Come noi sappiamo, dal grappolo d'uva si ricavano tre meravigliosi distillati. Se distilliamo il vino, il succo, il mosto, la parte liquida, si ottiene un distillato di vino, che nel mondo prende vari nomi. I più importanti sono i brandy, i cognac, gli armagnac. Se distilliamo tutto il succo del grappolo, questo nostro grappolo che viene pigiato dopo averlo diraspato, fermentandolo e successivamente distillando questo mosto, questo succo d'uva che comprende tutto quello che abbiamo ricavato dalla spremitura, si ricava, e solo dal 1984, una acquavite d'uva. Quando invece fermentiamo e distilliamo le bucce, la parte solida del grappolo d'uva, le vinacce che a loro volta contengono questi semini, questi vinaccioli, distillando queste bucce preventivamente fermentate, si ottiene una grappa, una acquavite di vinaccia che solo noi in Italia possiamo chiamare grappa. La grappa in Lombardia affonda le sue radici in un passato ricco di cultura, di tradizione. Si parlava di grappa già verso la metà del 1600, con questo, tra virgolette, padre fondatore della grappa lombarda, un gesuita, un nobile, una persona acculturata, un bresciano di Rovato, padre Francesco Terzi Lana. Una persona che dedicò tutta la sua vita, anche se morì giovanissimo nel 1681 all'età di 50 anni, alla ricerca, a perfezionare, a distillare, a migliorare tutto quello che era appunto l'arte distillatoria della vinaccia. Per noi è il padre tecnico della distillazione. Pensate che in quegli anni dedicò in una di una sua importante opera, il terzo volume di quest'opera lo dedicò interamente alla distillazione, e quindi questa sua passione per la fisica la trasmise sempre alla ricerca, al perfezionamento di tutto quello che ruotava intorno alla fermentazione della vinaccia e alla distillazione con questi primi alambicchi discontinui, con questi primi alambicchi di rame, che sono quelli che maggiormente riescono a valorizzare questo nobile distillato. La Lombardia, sino ad una trentina di anni fa, produceva circa il 10% della grappa italiana. Poi negli anni le cose sono cambiate. Oggi, distribuite sul territorio lombardo, abbiamo circa poco meno di una decina di distillerie. Mi viene da dire poche ma buone, perché non abbiamo mai smesso di produrre grappe intriganti, grappe di estrema qualità, con una ricerca continua, partendo da vinacce fresche, una vinaccia poco sfruttata, poco torchiata, ricca di umori, di profumi, una vinaccia distillata fresca, che è anche il segreto della qualità di questo meraviglioso distillato. Una grappa che parte nei secoli come distillato povero, come distillato contadino, un po' una cenerentola dei distillati, per arrivare oggi a diventare la regina dei salotti. Non abbiamo più paura di nessuno. La nostra grappa tiene testa e riesce ad emergere
anche nei confronti di quei grandi distillati che oggi si producono nel mondo e che sono un po' quei distillati più blasonati del momento. Le grappe in Lombardia, ma anche in Italia naturalmente, si dividono in diverse categorie, in diversi gruppi. I due più importanti sono le grappe giovani, che sono circa l'80% di tutto quello che si produce, che vengono messe in commercio dopo alcuni mesi di affinamento, trasparenti, cristalline, come sono uscite dall'alambicco, non vengono tenute in contenitori di legno, ma affinano per poter legare tra di loro tutte le complessità aromatiche che contengono prima di essere messe in commercio in contenitori non di legno. L'altro circa invece 20% sono quelle grappe che noi definiamo invecchiate. Sono grappe che entrano in botti di legno più o meno grandi, legni diversi, i più gettonati sono il rovere, il ciliegio, l'acacia, il frassino, e in queste botti il distillato rimane per un certo periodo in base alle decisioni dell'azienda che produce quella grappa. La legge in questo caso, mentre per le grappe giovani non abbiamo obblighi di invecchiamento, per le grappe invecchiate la legge ci mette il naso e ci obbliga ad un invecchiamento minimo. Quindi le grappe vecchie o invecchiate avranno minimo 12 mesi di invecchiamento a contatto con il legno, le grappe invece riserva o stravecchia hanno di legge minimo 18 mesi di maturazione, di invecchiamento, anche se il più delle volte queste grappe rimangono anche per più mesi o più anni ad invecchiare. Sono quelle grappe che uniscono a tutti i profumi varietali, a tutti i profumi primari e secondari delle grappe giovani, anche tutti gli aromi che definiamo terziari, tutti quei profumi che gli trasmette la botte durante l'invecchiamento, la composizione chimica del legno, quel circa 70% di cellulosa, quel 25% di lignina e la rimanente parte di tannini, che sono gli elementi più importanti che compongono la nostra botte, il nostro legno, e che andranno piano piano a sposare il distillato, conferendo aromi, conferendo questi profumi e queste complessità terziarie, ma che si andranno ulteriormente ad unire a tutto quello che il distillato cattura dall'ambiente esterno, cattura dal contatto con l'aria attraverso le doghe della botte. Il distillato respira con l'ambiente esterno. Alla sera il distillato esce dalla botte, va a mangiare la pizza, va a teatro, va al cinema e poi per poi rientrare al mattino. Cosa succede? Durante queste evoluzioni, durante questi scambi che avvengono con l'ambiente esterno, il distillato ha la possibilità di unire altre complessità aromatiche e questi processi, come vengono chiamati, di esterificazione, di acetalizzazione, di ossidazione, colorano il distillato e contribuiscono insieme a tutto quello che ha portato via dal contatto con la botte a completarlo nei profumi e negli aromi. Il nostro distillato, quando esce da un periodo di invecchiamento, porterà via ancora maggiori complessità aromatiche che lo avvicineranno sempre di più come caratteristiche ai più grandi distillati del mondo, i più blasonati, invecchiati per lunghi anni in botte. La nostra grappa, le nostre italianissime grappe non hanno niente da invidiare, non hanno niente di meno da questi grandi distillati. Oggi queste grappe sono in grado assolutamente in tutto il mondo di donare emozioni. Se siete poi interessati ad approfondire le vostre conoscenze legate al mondo dei distillati, non dimenticatevi di leggere i nostri articoli sulla rivista Vini Plus di Lombardia. Grazie e buona giornata a tutti.